Benvenuti a questa nuova puntata di Viver Lucense. Oggi ci occupiamo di cultura e lo facciamo con l'arte pittorica in particolare. Il primo weekend del mese di ottobre tutte le fondazioni aprono le porte al pubblico, ma la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca lo fa in una maniera speciale, lo fa per un mese continuativamente con Invito a Palazzo, Bellezza, Appartenenza e Identità. Questo è il titolo della mostra che si tiene presso i locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che andiamo a visitare. Bellezza, appartenenza e identità è la mostra con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca intende offrire alla pubblica fruizione una parte della sua collezione privata. Una collezione sì privata, ma che negli anni la Fondazione ha incrementato al fine di attrarre sul territorio opere di artisti lucchesi o che hanno una connessione diretta o indiretta con Lucca e facendo in modo che certi capolavori, a volte dispersi, a volte allontanati, tornino finalmente alla città e si possano verificare occasioni di divulgazioni come quelle che offriamo all'interno di questa mostra. La mostra è stata allestita all'interno della Sala dell'Affresco nel complesso di San Micheletto, un ambiente inedito con un accesso diretto da Via Elisa. Adesso andiamo a scoprire quali sono le opere esposte. Il primo quadro che incontriamo in esposizione è di soggetto religioso. Infatti la mostra è stata organizzata secondo una suddivisione tematica, la religione, il mito, la storia e i ritratti e poi una sezione speciale dedicata alla famiglia Civitali, di cui parleremo più avanti. In particolare il primo quadro che incontriamo è questa Maria Maddalena di Antonio Franchi. Antonio Franchi è uno dei pittori più celebri nella sua epoca per quanto riguarda la Lucca del Seicento. Difatti era un ritrattista ufficiale della famiglia dei Medici che si divideva tra committenze di ritratti, committenze di argomento mitologico, ma anche con quadri a soggetto religioso che logicamente risentivano di queste altre sue passioni e diciamo così anche committenze ovviamente. In particolare qui ci siamo di fronte a una Maddalena decisamente mondana che attualizzata ovviamente dal Franchi che per noi viene trasportato in una dimensione quasi atemporale. Abbiamo appunto una figura femminile, formosa, particolarmente ammiccante, che è invitata dalle figure angeliche sulla sinistra a rinunciare ai beni, cioè alle vanità del mondo. Le figure angeliche cristiane cacciano difatti le figure angeliche pagane, rappresentate da questi amorini, questi cupidi, con le loro frecce, i loro archi, che appunto se ne vanno. La Maddalena è in una posizione centrale, ovviamente prevalente, e si pone in maniera, come dire, penitente, come spesso accade per la Maddalena, anche se questo sentimento di penitenza è quasi smentito da quello sguardo languido che rivolge, quasi un po' beffardo, verso il cielo. Il secondo quadro in mostra è un'opera di uno dei dominatori della scena lucchese del Settecento, Giovan Domenico Lombardi. Reso celebre da committenze pubbliche e private, anche cicli di affreschi come quello dell'Angelo Custode all'interno del Centro Storico di Lucca, qui si cimenta ancora una volta con un tema sacro, con una Madonna del Rosario. Quello che colpisce di quest'opera sicuramente è il fatto che il pittore intende mettere in grandissima evidenza i protagonisti, la Vergine, il Bambino e i Santi in basso, in uno schema piramidale decisamente tradizionale, ma che Lombardi riesce a impreziosire con dei piccoli dettagli decisamente poderosi per certi versi. Mi riferisco in particolare alla figura del bambino, un bambino più adulto, diciamo, del solito, un bambino in posa eretta, con questa pelle quasi diafana, che porge la corona del rosario a San Domenico in maniera quasi come disinteressata, con un gesto decisamente particolare e inusuale. Per il resto, il tutto si contestualizza in uno sfondo che è sì ricco di piccoli dettagli, ma di fatti nell'intento dell'artista vuole risultare come una sorta di grande sfondo neutro, seppur dettagliato, su cui intavolare la scena principale.
In questo caso, più che di fronte ad un'opera d'arte, ci troviamo di fronte ad un documento. Si tratta infatti di un bozzetto che Stefano Tofanelli realizzò per la famiglia Bonvisi prima di andare a dipingere il quadro analogo che troviamo tutt'oggi nella cappella Bonvisi, appunto, della chiesa di San Frediano a Lucca. Il pittore in questo caso utilizza uno schema decisamente classico in cui la Madonna porge il bambino verso la madre Sant'Anna adorante rispetto al Cristo e abbiamo la parte in alto tutta dedicata al regno celeste all'interno del quale abbiamo Dio Padre su una nuvola che dà la sua benedizione. Particolare e delizioso sono sicuramente gli angioletti che sorreggono di fatto la nuvola e che il pittore con una sapiente gestione dei chiari e degli scuri pone nell'ombra stessa del nimbo che devono sorreggere. Siamo di fronte ad un'opera di Girolamo Scaglia. Girolamo Scaglia è un pittore che fino a pochi anni fa non era particolarmente conosciuto, ma che ultimamente, soprattutto grazie agli sforzi della studiosa Paola Betti, ha visto crescere progressivamente il proprio corpus di opere. Si tratta in questo caso di un'opera in cui viene raffigurata Giuditta con Oloferne e l'ancella. Ci chiederemo dove si trova Oloferne. Purtroppo Oloferne si trova nell'involto, o meglio la testa di Oloferne si trova nell'involto custodito dall'ancella. Il pittore in questo caso sceglie un momento specifico della storia biblica, la storia in cui Giuditta, regina conquistata dal tiranno Oloferne, giace con lui per una notte e al termine della quale lo decapita per poi fuggire appunto con l'ancella e la testa del tiranno. Il momento che sceglie il pittore è appunto quello che precede la fuga ed è immediatamente posteriore alla più cruenta scena della decapitazione. E lo fa con un gioco assolutamente abile di luce, con cui definisce di fatto una gerarchia all'interno del quadro. La massima luminosità viene data all'eroina, a Giuditta, che nei secoli è stata un'eroina biblica, quasi mitologica, ma è diventata anche eroina civile, simbolo di ribellione spesso. Più in ombra abbiamo l'ancella Abra e ancora più oscurata, bisogna avvicinarsi letteralmente talvolta per intuirla, l'involto da cui si vede la barba e la bocca di Oloferne, quasi un particolare scabroso che il pittore ha voluto mettere in un piano abbastanza secondario. Queste sono due opere entrate recentissimamente nella collezione della Fondazione Cassa degli Risparmio di Lucca. Due opere di soggetto mitologico, infatti siamo nella sezione praticamente riconducibile a questi due quadri della mostra che è dedicata al mito. Due figure differenti di Cupido, la prima probabilmente Cupido che forgia da solo le frecce del proprio arco, in cui c'è la mano di Pietro Paolini ma soprattutto della bottega, la seconda che è più probabilmente un'opera dello stesso Paolini di mano del pittore, in cui abbiamo un Cupido dormiente. È interessante vederle come un'opera unica sostanzialmente, soprattutto considerando i sottintesi allegorici che oggi magari a noi sfuggono, ma che all'epoca erano tanto cari a quest'autore. Interessante è il contrasto tra la foga, il dinamismo del Cupido che quasi in un'urgenza non aspetta neanche l'aiuto di Vulcano, del dio Vulcano per forgiare le proprie frecce, ma lo fa in autonomia, e la pace, la calma, la quiete del secondo Cupido. In entrambi i quadri ritroviamo la stessa accuratezza del Paolini nel definire i dettagli. Bellissima la faretra quasi geometrica che con i bordi dorati che richiamano anche il dorato del panno sulla sinistra. Bellissimo il dettaglio anche della sfera che è circondata da una catena della quale ci chiediamo tuttora oggi quale possa essere il significato. Probabilmente o si tratta di un Cupido incatenato, anche se non vediamo l'altro piede, ma l'iconografia non sarebbe, diciamo, rispondente a qualcosa di noto, oppure si tratta della metafora del mondo incatenato, avvinto dall'amore che tutto domina. Quello che c'è di sicuro è che si tratta di due opere che avevano una relazione tra loro e che sicuramente dimostrano le capacità di questo pittore seicentesco di
spostarsi in maniera abbastanza fluida e senza alcun problema tra generi completamente differenti. Lasciamo la mostra Bellezza, Appartenenza e Identità, ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità, torniamo tra poco. Siamo arrivati alla sezione dedicata alla storia, per la quale abbiamo selezionato un'opera, una delle tante opere di Luigi De Servi che sono custodite all'interno del complesso di San Micheletto. In particolare si tratta di un'opera che trova come protagonista il presidente americano Woodrow Wilson. Secondo alcuni sarebbe nell'atto di firmare il trattato di pace con la Germania alla fine della Prima Guerra Mondiale, secondo altri in passato è stato interpretato come invece la firma della dichiarazione di guerra alla Germania. Ultimamente la critica si è indirizzata verso un'altra interpretazione, ovvero si tratterebbe del presidente Wilson che firma i famosi 14 punti che poi servirono da base per il trattato di pace di Versailles, con cui vennero sancite i rapporti di forza alla fine della Prima Guerra Mondiale. Qui ritroviamo tutta la nitidezza del De Servi in un quadro grigiastro, se mi si può passare il termine, perché probabilmente lo stesso pittore ricercava una patina, una consistenza che ricordasse quasi una risoluzione fotografica simile a quelle che potevamo trovare nelle illustrazioni anche dei giornali illustrati dell'epoca, come la Domenica del Corriere, per esempio. Dettaglio interessante è questo bellissimo piccolo busto del presidente Washington che si trova esattamente sopra il documento, come una sorta di, patronato del presidente dei presidenti, degli Stati Uniti, verso l'opera del suo successore. E particolare poderoso è quello della madre che, scavata dal dolore, si rivolge quasi orgogliosa, quasi altera verso il presidente, quasi a imporgli l'imperativo morale di fare qualcosa, di agire. Di qui forse quelle interpretazioni che vedevano l'opera come la firma della dichiarazione di guerra piuttosto di altri momenti particolari relativi al presidente Wilson. Nell'opera di Pompeo Batoni incontriamo un gentiluomo inglese di cui non conosciamo oggi il nome, che intorno al 1762 si fece ritrarre da quello che all'epoca era uno dei ritrattisti più richiesti della Roma nell'epoca. Diciamo che ci troviamo di fronte a una delle classiche opere del Batoni, all'interno della quale c'è la solita esattezza nel definire i particolari, la solita nitidezza della definizione del vestiario e quella capacità empatica che solo lui poteva vantare nell'entrare in un contatto diretto con l'effigiato per renderne dei tratti non solo, fisionomici, ma anche morali. La terza e ultima opera della sezione della ritrattistica è un'opera di Girolamo Scaglia. Si tratta di un ritratto, come viene esplicitamente scritto in alto a sinistra, di Matteo Cibitali. Abbiamo questa figura che emerge sostanzialmente dallo sfondo scuro, tanto che addirittura la sua veste, anch'essa scura, si confonde in maniera, quasi sicuramente volontaria con quella che è il contorno. Questo perché lo Scaglia sicuramente intendeva fissare la nostra attenzione sul volto, su questo volto intenso che guarda in maniera decisamente introspettiva, tanto se stesso quanto lo spettatore che gli rivolge per l'appunto lo sguardo. L'ultima sezione della mostra è sicuramente la sezione principale, la sezione dedicata ai Cibitali. Sì, perché la mostra è stata quasi interamente pensata per accogliere due importantissime opere recentemente acquisite dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
prima di incontrare le due opere recentemente acquistate dalla Fondazione, ci imbattiamo nella Madonna del Cimitali, la Madonna del Latte precisamente. Si tratta di uno dei pezzi più importanti della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Qui incontriamo veramente uno degli autori più importanti e più significativi di tutto il percorso artistico lucchese, che ci regala in terracotta un modello veramente prezioso che lui utilizzò probabilmente per la realizzazione di tantissime altre Madonne analoghe, di cui una, forse la più famosa, si trova nella chiesa della Santa Trinità, proprio adiacente al complesso di San Micheletto. Qui ritroviamo infatti tutti gli elementi del Cimitali, del Matteo Cimitali, la razionalità, la precisione, però stemperate da una profonda umanità, l'umanità del gesto della Vergine che china leggermente la testa nell'atto quasi di osservare il gesto d'amore che sta compiendo nei confronti del bambino. Sicuramente un'opera realizzata per una famiglia specifica o addirittura per in occasione di un matrimonio di due importanti famiglie lucchesi, tant'è che si riconosce nello stemma in basso la commistione di due importanti araldi di famiglie della Lucca del tempo. Siamo nel 1488. I frati agostiniani della chiesa di San Frediano commissionano a Matteo Cimitali e al nipote Vincenzo di Bertone Cimitali un altarolo pensile da inserire all'interno della navata centrale della chiesa. A Matteo era stato affidato il compito di ridipingere una statua di San Frediano già esistente da collocare al centro di questo altarolo, mentre Vincenzo avrebbe dovuto realizzare le due pale laterali e una lunetta sovrastante. L'altare dei cosiddetti Santi Leviti. I Santi Leviti erano Lorenzo, Stefano e Vincenzo, ovvero appartenenti alla tribù di Levi, nella quale erano scelti nell'antica tradizione ebraica i sacerdoti. Nel realizzare quest'opera, sostanzialmente danno seguito a una tradizione molto antica della chiesa di San Frediano, poiché tutt'oggi, andando nella navata centrale, incontriamo un bellissimo affresco cuspidato dove troviamo appunto il martirio di questi tre santi. E inizialmente sotto e dopo di fronte a questo affresco era collocato originariamente l'altarolo da cui provengono queste due pale. Questo perché? Perché la chiesa di San Frediano, prima di chiamarsi chiesa di San Frediano a partire dal 1112, era la chiesa di San Vincenzo, fondata dallo stesso vescovo Frediano molto prima, ed era collocata in una maniera differente rispetto alla collocazione attuale. E laddove oggi c'è quell'affresco cuspidato, c'era probabilmente la facciata o la controfacciata della chiesa precedentemente realizzata rispetto a quella romanica, proto-romanica che vediamo oggi. Le opere di Vincenzo di Bertone Cimitali sono particolarmente importanti perché? Perché non avevamo fino adesso nessuna opera, diciamo così, in carne ed ossa, tra virgolette, di questo pittore. Sapevamo di molte commissioni, sapevamo che si era recato nell'Alta Garfagnana dove aveva lasciato molte opere da lui realizzate, ma di lui di fatto avevamo solo qualche statua realizzata nella parte più tarda della carriera. Ora quindi abbiamo finalmente dato corpo, luce e colore alle abilità di un pittore che sì, era conosciuto, ma non conosciuto, diciamo così, visivamente. E si tratta anche di un pittore particolarmente capace, perché ovviamente realizzò il suo apprendistato nella bottega dello zio Matteo Cimitali, che ovviamente era uno degli artisti più celebri della Lucca del 400. E riconosciamo in queste opere sicuramente anche quella capacità statuaria, scultoria, che ovviamente studiando all'interno di una bottega di scultori un pittore doveva per forza di cose assimilare. Ma non era sicuramente indifferente anche ad alcune suggestioni che nella Lucca del tardo 400 stavano arrivando da Firenze, soprattutto quelle che erano, diciamo così, trasmesse da Baldassarre di Biagio. Le due opere in questione sono due opere molto simili tra loro, ma che Vincenzo seppe distinguere con piccoli elementi, dando cioè dei piccoli indizi gustosi da osservare per chi entrasse in chiesa. Innanzitutto si può notare che queste due opere erano pensate per essere collocate in alto dal
dal fatto che il San Vincenzo ha questo piede leggermente spostato verso la parte anteriore, e questo è solo uno dei dettagli che differenziano i due santi vestiti alla maniera di diaconi. Ovviamente per quanto riguarda Santo Stefano abbiamo le pietre della sua lapidazione che ce lo classificano in maniera indubitabile come Santo Stefano, perché con questa lapidazione lui è diventato di fatto il protomartire, ovvero il primo a essere martirizzato nel nome di Cristo. Non abbiamo attributi per il San Vincenzo di Saragozza. Normalmente San Vincenzo di Saragozza avrebbe una macina, perché il suo martirio, potete immaginare, molto doloroso, avvenne tramite una macina da mulino. E probabilmente il pittore non aveva trovato letteralmente lo spazio, aveva scelto di darci una figura più pulita, più pura, più essenziale. Tant'è che nei secoli si era un po' persa la tradizione dell'effettiva attribuzione del santo, e qualcuno addirittura probabilmente aveva disegnato una graticola in basso, così che il santo veniva scambiato ovviamente per un San Lorenzo. San Lorenzo che probabilmente era invece dipinto su una lunetta, di cui oggi noi non sappiamo niente, collocata nella parte sommitale dell'altarolo. Ovviamente a comporre la triade di questi tre santi leviti. Si tratta quindi di una, come dire, di un ritorno a Lucca decisamente importante, perché da oltre 100 anni e più l'altarolo era sostanzialmente disperso, smembrato, e grazie a questa acquisizione finalmente queste due pale, testimonianza, come abbiamo detto, fondamentale per costruire il corpus di opere di questo pittore, ritornano sul territorio. La mostra rientra in quello che è il programma nazionale di invito a palazzo che tutte le fondazioni bancarie colgono l'occasione inizio settembre per aprire i loro palazzi e per poter mostrare le opere d'arte che questi palazzi contengono. Per noi l'occasione è molto particolare, cioè il benvenuto, il ritorno direi a Lucca di queste due straordinarie pale che dopo tantissimi anni ritorna nella nostra città grazie all'acquisto che la Fondazione ne ha fatto a un'asta a New York. È giusto sottolineare che in questa operazione di acquisizione delle due pale la parte più complicata non è stata l'acquisto, ma l'importazione delle opere, in quanto per un cavillo burocratico hanno rischiato di non arrivare in tempo per la mostra. Sì, la complicazione non è stata tanta quella di partecipare all'asta a New York, quanto è quella poi di farle venire in Italia le due opere, perché si è creato un impiccio di carattere burocratico al momento dell'atterraggio delle due opere alla Malpensa a Milano, dove l'Agenzia delle Dogane non riconosceva la Fondazione come un soggetto giuridico, per cui c'è stata tutta una procedura che è stata fatta a Roma, addirittura dalla SOGEI, la società che gestisce l'anagrafe tributaria, per far inserire il codice fiscale della Fondazione nell'anagrafica nazionale. Devo dire che abbiamo avuto una buona collaborazione sia dall'Agenzia delle Dogane di Lucca che dall'Agenzia delle Entrate per ricostruire questo, diciamo, tassello che mancava per autorizzare l'importazione. Poi una volta fatto quel passaggio siamo riusciti a farle arrivare, però abbiamo impiegato qualche mese. Però la soddisfazione è quella di aver riportato a Lucca due grandi opere di Vincenzo di Bertone Civitali che originariamente erano state commissionate per la chiesa di San Frediano a Lucca. Quindi nel 1700 ancora erano collocate in un altare pensile nella navata centrale, poi erano andate perdute. Grazie al dottor Fontana che ce l'ha segnalata abbiamo potuto riportare a Lucca queste due opere importanti. Per questa puntata di Viver Lucense è tutto. Ringraziamo come sempre Abramo Rossi per le splendide immagini e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.